dunque, innanzitutto è bene dire che proprio il fatto che la difesa personale deve essere moderna, deve essere a contatto per azione, sintonizzata con la realtà, fa sì che non possa essere un qualcosa a compartimenti stagni. Non può esserlo. Noi non possiamo fare difesa personale presupponendo quello che succede nella realtà, ma dobbiamo partire dalla realtà e quindi dedurre qualcosa che può essere utile per gestirla e affrontarla. In tal senso, tutto ciò che può avere contatto con questo, diciamo, ecosistema può essere utile, ben sapendo che ciò che noi dobbiamo raggiungere deve essere finalizzato a uno scopo ben preciso. Nel caso della difesa personale, affrontare e gestire una situazione ad alto livello di stress, diciamo così. Per cui l'arte marziale può essere molto utile, molto interessante, semplicemente perché è uno studio su come funziona il corpo umano in un ambito di combattimento, quindi per di fatto arrecare danno. E lo sport da combattimento invece, perché studia come sviluppare al meglio le potenzialità umane sulla base di un regolamento. Per cui tutto può essere utile se indirizzato correttamente allo scopo. Chiaramente ci sono delle idee che sono preferenziali. Non ha senso, da un punto di vista appunto moderno, reinventare la ruota. Per cui una volta che sono chiari alcuni elementi biomeccanici, una volta che sono chiari alcuni elementi riguardo all'allenamento fisico, all'allenamento mentale, questi elementi vanno semplicemente messi insieme in modo coerente. Ci possono essere delle influenze, ci possono essere degli spunti e delle idee da arti marziali tradizionali o da sistemi di combattimento o da sport da ring? Assolutamente sì, è la risposta. Questi devono essere preponderanti o il sistema di difesa personale, in questo caso il Krav Maga, deve avere l'ansia di cercare l'ultimo ritrovato? E la risposta è no. Perché se hai l'ansia di cercare qualsiasi ritrovato fuori dal tuo sistema, vuol dire semplicemente che il tuo sistema non funziona.